Riparte il centrodestra, riparte il sud, riparte l'Italia. Questo è il tema scelto per la festa regionale di Forza Italia che torna a Scafati nel Real Polverificio Borbonico. Dal 26 al 28 settembre il principale partito del centrodestra si interrogerà sul ruolo da rivestire nelle imminenti tornate elettorali, le atipiche provinciali senza il coinvolgimento dei cittadini, le regionali del prossimo anno e le comunali. Una festa anche per cercare di superare le frizioni emerse in Forza Italia per la scelta ad esempio di Romano come candidato presidente della provincia. Per ripartire rispetto alle cose già buone che siamo riusciti a produrre in questi anni, sia sul piano locale con i tanti amministratori che naturalmente abbiamo messo in campo e che naturalmente hanno portato risultati importanti per questa parte di provincia, ma anche per ripartire in vista delle prossime regionali da un governo che ha prodotto e ha fatto molto. Forza Italia è il maggiore partito del centrodestra in tutta la Campania, che ha raggiunto in Campania e in provincia di Salerno, tra l'altro anche a Salerno città, in una condizione di estrema difficoltà, perché Forza Italia in provincia di Salerno non gestisce nulla, anche a differenza di altri, quindi non gestiamo nulla e abbiamo avuto un grande risultato, oltre il 20%, quasi il 23% in provincia di Salerno, quindi è il merito del lavoro e dell'unità costruita intorno al progetto dal gennaio del 2013 di Mara Carfagna. Tra gli interventi previsti a Scafati, tra gli altri, quelli del portavoce alla Camera Carfagna, del governatore Campano Caldoro, del coordinatore regionale De Siano, oltre che di tutti i partiti del centrodestra, presenze che consentiranno di andare oltre i temi inseriti nel programma e parlare delle prossime scadenze elettorali. Caldoro indiscutibilmente è il migliore candidato possibile. Naturalmente la mia resta un'opinione personale. Largamente condivisa, devo dire. Per quanto riguarda Romano, a dispetto di una situazione iniziale, si è riusciti a trovare faticosamente, devo dire, una sintesi, però la sintesi è stata trovata, quindi si riparte da lì e credo che anche l'occasione di Scafati, dove praticamente il sindaco Aliberti ormai da anni consolida questo appuntamento, anche dal punto di vista temporale quest'anno va a incrociarsi con altri appuntamenti, quindi si discuterà dei temi che ha messo al centro Pasquale Aliberti ed evidentemente si parlerà di regione, di comune, di provincia, si avrà la possibilità di confrontarsi con il vecchio schema del centrodestra, aperto anche alla possibilità di altre aggregazioni, non solo nella funzione immediata delle provinciali, ma anche, credo, soprattutto a quella regionale. Io credo che ci stanno le condizioni per andare oltre allo schema dal quale siamo partiti.